Bentornati sul nostro canale Y2K Sailing Adventure. Nell'episodio precedente navighiamo fino all'atollo di Abayang, circa 20 miglia a nord di Tarawa, alle Kiribati. Ci presentiamo al posto di polizia con i documenti e permessi rilasciati dall'immigrazione di Tarawa. Riceviamo il benestare del poliziotto locale e siamo liberi di esplorare l'atollo. Nonostante un paio di brutti temporali, riusciamo a goderci le bellezze della zona nord di Abayang. I colori di questo mare sono incredibili, ci colpiscono tutte le sfumature dei blu e dei turchesi. Conosciamo Lisa e Nick, trasferiti ad Abayang dalla Svizzera. Sono meravigliosi e la loro accoglienza e generosità sono indimenticabili. Coltivano le papaie, il forno per il barbecue. In questo episodio ci prepariamo a lasciare le Kiribati e percorrere le 350 miglia che separano Tarawa dall'atollo di Majuro, la capitale delle isole Marshall. Le pratiche di uscita sono lunghe e manuali. Poi ce ne andiamo a fare la spesa. Infine, ultimo ancoraggio a Tarawa, illuminati a giorno dalla luna piena. E poi si parte in una giornata di calma irreale. Lasciateci un mi piace ed iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati sulle nostre nuove avventure. Buon divertimento! Ehi! Abbiamo un'auto qua a Tarawa. In mezzo al nulla. In mezzo al nulla. Abbiamo trovato una signora che ci ha noleggiato un'auto e stiamo andando a fare tutte le pratiche di uscita dalle Kiribati. Una signora auto per 50 euro al giorno. Peccato che è arrivata in ritardo di un'ora e adesso dobbiamo correre. Vabbè, che storia. Qua il tempo non ha assolutamente nessun valore. Siamo all'immigrazione, stiamo facendo l'uscita. Aspetto ad aspettare qualche minuto e tra poco dovremmo risolvere. È finita bene, Ale, per il momento. Immigrazione fatta. Adesso andiamo a mangiare qualcosa e poi andiamo alla gelato, che qualcosa. Porta Authority. Thank you. Thank you. Sempre la coda di gente. Sì. Guarda qua per andare in banca, mi torsa l'attesa. Spero che sia l'attesa per il banco. Ah, non lo so. Non credo.
dopo abbiamo finito, se Dio vuole. GPT, finito? Finito! Sei stato un casino dentro la Custom. Sì, perché a parte tutti i documenti compilati a mano in 3-4 copie, fotocopie di tutto, e poi continuava a bussare alla porta del capo per chiedergli qualche cosa e un timbro e questo non rispondeva. Quindi è andato a cercare il timbro un po' ovunque, l'ha provato, funzionava, ha fatto lui il timbro. Poi mi ha fatto fare una survey su quanto siamo stati, dove siamo andati, se ci è piaciuto, quanti soldi abbia speso, eccetera, eccetera, e delle annotazioni che io ho fatto, e in cui dicevo sarebbe bello potersi fermare nelle Outer Island, sì, quando si viene qua e quando si va via. Fa, quello che dite voi sempre tutti, fatelo, gli ho detto. Poi cosa gli ho chiesto ancora? Il fatto che è assurdo fermarsi 2 settimane alle Outer Island, sì, ed è altrettanto assurdo il visa rinnovarlo di mese in mese, perché ci costringe a tornare a Tarawa. Certo. Poi gli ho detto che torniamo a maggio ed era contento. Ma gli hai detto che siamo stati bene? Sì, sì. Cosa gli hai detto? All good. Solo questo? Che cosa direi? Dai, andiamo, va, che facciamo la spesa. Che stasera si mangia qualcosa di normale, mi sa. Guarda, se trovo la pancetta e il pomodoro e un po' di pasta che non faccia schifo, una bella matriciana, stasera me la toglie nessuno. Vabbè ragazzi, che ci vogliamo fare? Adesso... un mese ho perso 10 kg a mangiare, non bere niente. È un figurino il GPT, un figurino. A dopo ragazzi. Qui puoi già prendere, qua sono tutti confezionati, quindi posso vado a prendere il frigo 2 2 2, eh? Vado!
siamo pronti alla partenza, è domenica mattina. Abbiamo appena cambiato la bandiera, Ale sta piegando quella grande e io ho messo fuori quella da battaglia con la navigazione. UHF, motore si sta scaldando, ho già messo giù il dropino, accendiamo il plotter. Calma pazzesca oggi, è incredibile, ci vorrebbe un motoscafo super cigarette. In partenza dalle Kiribati, no wind, zero vento, va bene così, non dico niente, mi sto zitta. CPT? Siamo assolutamente zitti, le previsioni sono ottime, il vento arriverà su un po' più avanti, quindi va bene. Non diciamo nulla e non vogliamo anticipare nulla. Comunque è veramente oggi una giornata calma, tranquilla e zero vento, guardate che bello. Ci rivediamo vicino alla pass, ragazzi. A dopo. Stiamo uscendo e stiamo passando in mezzo a tutte le navi commerciali ancorate qui nella baia. Alcune sono da pesca, altre sono da trasporto. Questa è vuota, tra poco comincerà a riempirsi. Ha già pronti i parabordi da mettere di lato per far affiancare questi pescherecci qua, praticamente. Questi sono quelli che vanno fuori a pesca. Eccoci in uscita. Piatta pazzesca oggi. Non si vedono manco le ondine sulla pass, nonostante ci sia bassa marea. Sono le 5:30 della prima giornata di navigazione. Abbiamo percorso, non lo so, non ho fatto i conti, ma saranno una cinquantina di miglia. Abbiamo fatto vele motore per le prime 6-7 ore e andiamo a vela da ormai altre 3 ore più o meno. C'è una corrente che ci porta a ovest incredibile, di oltre 3 nodi. Pensate che noi stiamo facendo rotta con la prua per 3-5-5 e in realtà stiamo andando per 3-2-0. Ci sta buttando completamente a sinistra, ci dà anche un po' di spinta ma ci butta anche completamente dall'altra parte. Ci sono circa 10 nodi di vento reale, forse meno qualche volta. La nostra rotta sull'acqua è di circa 5 nodi, in realtà ne stiamo facendo 7 e siamo veloci anche se ci butta molto a sinistra. Vabbè, pazienza. Sole pazzesco, meraviglioso. Si viaggia bene, dai, si viaggia bene. Il vento, secondo le previsioni, è da est, in realtà in questo momento è da est a nord-est, qualche volta fa è sud-est, insomma. È abbastanza variabile e ballerino, però è sempre dalla parte giusta e vabbè, siamo di Bolina, questa non è una novità, però almeno ci spinge su giusti. 8 nodi stiamo facendo, abbiamo visto una punta di 8 nodi. Ah, corrente 3.4, è scritto qua. Veramente una corrente incredibile. Vedete che ci butta fuori di là. In realtà sul pilota c'è, cioè il pilota che è 3.5.0 e qui stiamo facendo 3.2.3, 3.3.2, ma incredibile. Vabbè,
recupereremo più avanti. Buongiorno cari amici, è la mattina di lunedì, diciamo che è il nostro secondo giorno di immigrazione, sono le 7:30 e non è vero, sono le 7:15 e sono al mio secondo caffè, anzi fatemi prendere un sorso. Dunque, è stata una serata abbastanza tranquilla, il vento è sceso come da previsione. Abbiamo un po' acceso motore, un po' spento, un po' acceso, un po' spento. La corrente, c'era una corrente dell'accidente ieri pomeriggio che ci sbuttava a ovest. C'erano 3.6 nodi di corrente verso ovest e noi, al posto di fare una navigazione tranquilla con il vento al traverso, dovevamo andare di bolina perché questa corrente ci spostava la prua di 35 gradi, non la prua, in realtà la navigazione. Qui navigavamo praticamente con la prua così, ma facevamo così, pazzesco, veramente pazzesco. Adesso la corrente è diminuita, è poco più di un nodo e mezzo, ci sta, è normale, va benissimo, infatti stiamo viaggiando abbastanza bene. Il mare è molto molto confuso e c'è vento da est nord est, ma il mare, vedete, c'è questa onda gonfia da nord est. E adesso per andare direttamente alle Marshall bisognerebbe fare rotta nord-ovest, che è di là, noi stiamo facendo rotta nord. Questo perché sono ancora indeciso. Qui davanti a noi c'è un'isola, un atratollo, il primo atollo delle isole Marshall, che è esattamente lì che rompe le palle sulla rotta. Quindi ho pensato di lasciarlo o a destra o a sinistra. La rotta dritta per dritta sarebbe lasciarlo a destra, quindi passargli a ovest. Però più avanti verrà vento da nord-est, quindi vuol dire che dovremo fare una bella bolina. Quindi sto pensando di andare un pochino più a est per poi stare poggiati un po' più tranquillamente, perché poi se dovesse esserci ancora corrente forte saremmo veramente nella... Beep! E quindi vabbè, adesso ci pensiamo. In questo momento stiamo facendo 5 nodi e mezzo. E con sono 8 nodi di vento al traverso e con un pochino di motore, e non voglio scendere sotto questa velocità per poter arrivare mercoledì mattinata, e non voglio neanche andare più forte perché se arrivo di notte, quindi mi tocca poi pirlare davanti alla pass. Quindi con calma, 5 nodi e mezzo e noi arriviamo puntuali al nostro appuntamento. Dalla nostra partenza, quindi 22 ore e mezzo fa, abbiamo fatto 137 miglia, quindi significa che nelle 24 ore avremmo fatto, diciamo, 142-143 miglia. Stiamo facendo 5 nodi e mezzo adesso, quindi va bene così. Non male. Lo sapevamo che crollava, dovrebbe ritornare un 8 nodi, 9 nodi questa sera da est, che ci permetterà a quel punto di andare verso nord. Adesso stiamo facendo una rotta un po' ad arco, in modo tale da schivare, da lasciarci alla nostra sinistra l'isola davanti a noi, e per quando arriverà poi il nord est domani mattina, e che ci accompagnerà fino a Majuro, in modo tale che riusciamo a appoggiare un pochino di più, non stiamo sempre stretti al vento, e soprattutto con la corrente così forte faremo veramente fatica. Il mare è confuso, c'è una lunga onda da est-nord-est, in alcuni casi sono proprio ondone di un paio di metri, c'è la barca che va su, poi scende, pazzesco. E qua, guarda questa che onda, guarda la barca da qua, come andrà su.
neanche tanto grande. Però guarda lì, guarda il cavo dell'onda. Siamo sotto un groppo. Nonostante il radar non sono riuscito a evitarlo per poco, è vero. Almeno si è sciacquata un po' la barca. È la prima pioggia che prendiamo, che è abbastanza un record per queste latitudini. Oggi è la seconda notte già, quindi è strano, molto strano che è la prima pioggia. Però va bene così. Bene. Così sono ipnotizzanti. Ragazzi, è la mattinata del terzo giorno, è appena iniziato il terzo giorno, sono passate 48 ore dalla nostra partenza, siamo a 140 miglia dall'arrivo. Ieri è stata una giornata abbastanza tranquilla durante il giorno, un po' movimentata la sera per via di groppi e temporali, e questo mare è abbastanza mosso. Vabbè. Siamo qui a est di questo atollo, Mili, che lo stiamo lasciando appunto sulla nostra sinistra, perché così adesso è previsto l'arrivo di vento da est e noi riusciamo a appoggiare e riuscire ad andare un po' in modo più confortevole verso maggiore il nostro arrivo. Speriamo, perché previsioni ci hanno azzeccato abbastanza in questi giorni, speriamo che ci azzecchino anche l'ultimo giorno. È sempre un grande punto interrogativo. E saranno previsti un po' di temporali, quella è una cella molto grande che arriverà su di noi, quindi questa giornata sarà l'insieme dell'acqua molto probabilmente, abbastanza grande. Lo sapevamo, siamo in questa zona purtroppo che è fatta così. E anzi, è andata bene fino ad oggi, ne abbiamo avuto un po' di pioggia stanotte e qualche cosina ieri pomeriggio. Ci aggiorniamo dopo, ragazzi. Ecco l'alba del terzo giorno di navigazione. Il terzo giorno è finito e noi siamo anche praticamente arrivati, eh? Ma giuro, è di qua. Eccola! Tre giorni complicati, speravo meglio, ma alla fine è bello arrivare. È stata una traversata complicata, anche se sono i tre giorni. Spesso mare grosso. Aia, fammi sedere, sono stanco. Spesso mare grosso. Spesso tanto vento, spesso poco vento. È stato impegnativo. Ma adesso siamo qua. Adesso avremo bisogno di qualche giorno qui per ritirare i nostri pacchetti che abbiamo spedito dagli Stati Uniti con un po' di parti di ricambio. Un bel po' di supermercati che ci serviranno per fare il pieno nostra cambusa che ormai ha raschiato il fondo, e un bel hamburger. Qua è una zona gestita un po' più dagli americani e quindi alla fine gli hamburger saranno buoni, a parte che ormai qualunque cosa per me sarebbe buona oggi. Poi magari vediamo dopo il primo, intanto mangeremo il primo. Dovremmo girare intorno a quella punta, andare avanti ancora per qualche miglio, ci dovrebbe essere la pass, cioè ci dovrebbe essere, c'è sicuramente, bisogna beccarla poi. Pico, i nostri amici tedeschi ci hanno già chiamato al VHF, bello risentire la voce amica dopo tanto tempo. Ovviamente il mare si era un po' tranquillizzato, adesso si sta di nuovo muovendo. Sta alzando il vento giusto perché stiamo arrivando, mi sembra anche normale. Adesso andrò a vedere la marea per capire un po' come sarà la passa.
ma dovrebbe essere marea in discesa, quindi vuol dire corrente in uscita, che va benissimo. Va benissimo. Ale sta preparando il caffè, non vedo l'ora di bermi un bel caffè e di svegliarmi un pochino. Ciao guys! Non mi viene in meno. Non mi viene. Vabbè, lo rifarò più avanti. Eccoci in arrivo a Majuro. Questa è la pass secondaria, quella che abbiamo scelto di fare noi perché quella principale è più esposta e alle onde, al vento, a tutto. Invece noi dobbiamo aggirare questo isolotto ed entrare. Eccoci che abbiamo aggirato l'isolotto di Kalalin, che è questo qua. E stiamo entrando nell'atollo di Majuro. 13 metri minimo la pass. Ok. Adesso quando siamo dentro isserò la bandiera gialla. Questa volta non abbiamo la bandiera delle Marshall perché era introvabile, non c'era da nessuna parte, e inseremo solo la bandiera gialla. La bandiera delle Marshall ci aspetta insieme a un sacco di altri pezzi di ricambio a bordo della barca dei nostri amici di Free Spirit. A dopo ragazzi! Andando verso l'ancoraggio dove ci sono le boe, e Max sta tentando di chiamare le autorità che a quanto pare qua non rispondono. Mo vediamo. Eccoci a Majuro, stiamo andando a fare la clearance. Ci hanno detto che sarà lunga, nel senso che dobbiamo aspettare gli ufficiali. Si ha detto uno del nostro vicino, quello che ci ha organizzato la visita della clearance, perché qua bisogna chiamare, insomma, bisogna gestirla un po' diversamente. Vabbè, ha detto fa caldo a terra, portatevi un ombrello. Ecco, ma vediamo ragazzi. A dopo. Moglie atletica, quando uno dice c'è una moglie atletica. Dentro. Fatto. Custom immigration. A un certo punto gli ho detto, ma la posso togliere la bandiera? Già lui fa, va a cagare, certo. Va bene, scusa. Lo sai, l'avevo chiesta per essere sicuro che avesse fatto anche la custom, perché noi abbiamo visto alla fine un ufficiale solo. Okay.
nord, quindi adesso noi andiamo direttamente nord, nord, direi nord-ovest, sì, perché stiamo andando verso sud-est, quindi non è vero. Ve lo dico dopo. Adesso stiamo andando contro sole, verso est, nord-est, perché è la... non so dov'è. Questa è un'altra storia e ve la raccontiamo nel prossimo video.